Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia valdostana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola rimacinata di grano duro, acqua, lievito di birra fresco, olio evo, sale, zucchero e per farcire prosciutto cotto e fontina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. La semola, e l'olio ed impastare in modalità spiga per 2 minuti. Aggiungere il sale ed impastare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro. E dividerlo in 2 parti uguali. Formare 2 panetti. Coprire con un canovaccio e lasciare lievitare per 1 ora. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su una teglia rivestita con carta da forno e allargarlo bene con le mani. Farcire con il formaggio. Il prosciutto, e nuovamente il formaggio. Stendere l'altro panetto. Posizionare sopra il formaggio. Ed allargare bene. Schiacciare bene i bordi e rigirare i bordi. Lasciare riposare per 30 minuti. Spennellare la superficie con olio e cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 20 minuti circa. La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia valdostana. Grazie e alla prossima ricetta.